Il centro sportivo Aldo Brandini di Ostia Antica ha ospitato il settimo torneo dell'amicizia, riservato agli atleti con deficit cognitivo. La manifestazione è stata organizzata dall'Associazione Ragazzi di Vita. Siamo giunti alla settima edizione del torneo dell'amicizia, come tutti gli anni a conclusione della nostra stagione sportiva viene organizzato appunto questo torneo per stare tutti insieme e per festeggiare la conclusione della nostra stagione. Lo scopo di questa iniziativa è proprio quella di stare insieme in amicizia attraverso lo sport e andare oltre un calcio al pallone, oltre ogni risultato. Quanto è importante lo sport per questi ragazzi? Lo sport per questi ragazzi è fondamentale per l'inclusione, per un'autostima personale, quindi è un'occasione importante per loro e la vivono in maniera entusiasta insieme ai loro compagni. Anche quest'anno partecipate a questo torneo? Ormai è una tradizione, un appuntamento fisso, è un incontro in famiglia, è quasi un Natale per noi, per i ragazzi. Giornata di sport, di fratellanza, di amicizia, fondamentale, fondamentale nel percorso di crescita di questi ragazzi che hanno imparato intanto a superare se stessi, a migliorarsi sempre e a ritrovarsi con gli altri, a confrontarsi, perché questo fa una vera crescita. Quanto è importante questa giornata? Vabbè, tantissimo, specialmente per i ragazzi che sono diversi anni, facciamo questo torneo. Si ritrovano tra loro, socializzano, è importantissimo, importantissimo, certo. Sto sempre con i missi miei e mi metto tanto con loro, quindi mi piace giocare insieme. Oh, Federico, Giorgio, cosa oh, ragazzi di vita? La nuova stagione sportiva ripartirà a settembre con la Coppa del Sorriso. Da Ostia per Canale 10, Paolo Leone.